Finito, basta, sigla finita, ok, ci siamo, ce la possiamo fare. Buonasera a tutti e finalmente buonasera. Siamo tornati con la nostra super amica dottoressa Erika Giustetto, super specialista, fisioterapista di Cuneo Alba Gallo, come si chiama il tuo paese? Gallo d'Alba. Gallo d'Alba, Alba sì, Gallo. La frazione di Alba. Gallo d'Alba, che è una clinica meravigliosa e lei è veramente una persona straordinaria perché è mia amica del cuore. Dunque, questa sera per Dog's Health affrontiamo un argomento particolarmente annoso perché parliamo di pettorine o collare. E visto e considerato che sono veramente arcistufa di sentire dire la qualunque, meglio il collare, non la pettorina, chiacchiere, super chiacchiere da bar, ho chiesto al mio punto di riferimento, vero e unico mio punto di riferimento, lei, Erika, di darci non il suo punto di vista, perché sarebbe troppo poco, ma darci il suo punto di vista da scienziato. E lei, da scienziato, è andata a cercare quello che la bibliografia offre per capire esattamente chi dice il vero, se è meglio la pettorina e meglio il collare. Che cosa ne è uscito, cara dottoressa? Allora, vi darò sicuramente l'opinione della scienza, che però purtroppo è molto stringata, ecco. Non è molto ricca. E faremo insieme dei ragionamenti e arriveremo, spero, tutti quanti alle stesse decisioni, insomma. Esattamente. Quindi, nel frattempo che Erika ci condivide la sua presentazione, perché è veramente meravigliosa, io vi invito a commentare, al solito mettere like, condividere e invitare tutti gli amici che possono essere interessati a questo evento, perché è veramente un evento molto interessante, soprattutto per la quantità di volte che ci viene chiesta questa cosa. Io meglio il pettorino o meglio quell'altro? Quindi direi che, ok, vado, direi che è assolutamente essenziale che lo ascoltiate tutti per poter avere un'opinione autorevole da questo punto di vista e più semplicemente la solita chiacchiera domani. Perfetto, buonasera a tutti, buonasera Elena Martelli, Patrizia Onida, Chiara Mo, quanti nomi conosciuti. Stefania Barto, Gigia Pagi, Laura Chiesa, Marianna Gioia, buonasera a tutti. Ho praticamente un gruppo di fan. Fantastico, sera. Molto, molto, molto bene, siamo molto contenti. Sono, sono di parte loro però. Sono di parte, vabbè, sì. Ma noi non ci facciamo caso e siamo contenti che ci siano. Allora, volevo solo sottolineare un paio di cose. Primo, vorrei che fosse una chiacchierata, quindi sì, un discorso molto interattivo, tutte le volte che avete voglia, bisogno di fare una domanda, fatela, interrompetemi senza nessun problema. Lo dirò poi anche in mezzo alla relazione, vedrete delle immagini di prodotti che vi possono ricordare in maniera eclatante dei marchi molto famosi, ovviamente il marchio è stato schermato, e lungi da me tramite questa presentazione fare pubblicità ovviamente di un marchio rispetto a un altro o consigliare una particolare marca di collare o pettorina, insomma. Questo era la mia introduzione. Molto bene, molto bene. Allora, questa è l'agenda di questa sera, quindi parleremo un po' dell'anatomia del collare, quindi cosa andiamo a sollecitare quando facciamo indossare un collare ad un cane. Poi per capire meglio scegliere la pettorina migliore e capire meglio come funziona una pettorina, andremo ad analizzare come si muove un cane. E poi andremo a vedere quali sono le parti appunto più stimolate, sollecitate dalla pettorina stessa e da differenti tipi di pettorine, quali sono i nostri obiettivi nell'utilizzo di una pettorina e poi andremo ad indagare nel dettaglio i vari pro e contro di diversi tipi di pettorina. Quindi partiamo con il primo. Questa immagine è stata presa da un sito internet, vedete il logo sotto. Queste sono le principali strutture anatomiche del collo, che in questa immagine si vede che sono particolarmente sollecitate dalla presenza di un collare intorno al collo.
in particolare se questo collare ovviamente è attaccato ad un guinzaglio e ancora di più se il cane non è abituato, non gli è stato insegnato ad andare al guinzaglio senza tirare. Quindi le principali aree delicate che sono presenti all'interno del collo sono prima di tutto le vie respiratorie, quindi la trachea, quello che viene definito fascio vascolo nervoso del collo. Questo parolone sta ad indicare arterie e vene che passano nel collo del cane e nervi principali che passano appunto in questo fascio vascolo nervoso. Poi ci sono più in alto le ghiandole salivari, la tiroide che è adesa alla trachea e non meno importante le vertebre cervicali. Quindi potete capire anche senza grandi studi scientifici che se un cane strattona o è distratto da un coniglietto che passa, ovviamente il collare può sollecitare delle aree veramente sensibili e delicate. Però, grazie al cielo, ci sono alcuni studi interessanti. Il primo è questo qui, uno studio fatto su tipi di collari e le forze che questi collari hanno prodotto sul collo del cane. Hanno utilizzato 7 differenti collari attaccati al relativo guinzaglio più un guinzaglio a scorrimento, cioè quei collari a strozzo, insomma, o guinzagli che fanno anche da collare, insomma. Cosa hanno rilevato? Che le pressioni esercitate sul collo ovviamente possono avere delle gravi implicazioni sul comfort e sulla possibilità di causare lesioni, e questo era abbastanza ovvio già guardando l'anatomia del collo. Nessuno di questi collari che hanno testato ha fornito delle pressioni sufficientemente basse da ridurre lesioni, il rischio di lesioni quando appunto il cane strattona o tira al guinzaglio. Il secondo studio è sempre uno studio riguardante la pressione e la forza che un collare può esercitare sul collo di un cane. In questo caso sono stati studiati questi 3 collari, esattamente questi 3. Questa foto è stata presa dalla pubblicazione scientifica. Il primo è un collare a doppio strato in nylon con un'imbottitura in poliestere con una forma a onda, quindi le fibre sono fatte a onda. Il secondo è un singolo strato di nylon, sempre con le fibre disposte a onda. Il terzo è sempre uno strato singolo, con però un design a tela, quindi reticolato. Questi studiosi hanno rilevato che il materiale con cui è costituito, di cui è costituito il collare, fa la differenza. Quindi, a seconda del materiale di cui è fatto un collare, le forze esercitate dal collo sono diverse. E qua però c'è una sorpresa, nel senso che il collare in nylon con imbottitura aveva una maggiore superficie di contatto sul collo e una maggiore pressione sul collo stesso. Quindi, tutto il contrario di quello che noi ci aspettiamo quando andiamo a comprare un collare. Gli compro un collare bello imbottito, così non gli faccio male. Invece, a quanto pare, l'imbottitura era proprio la causa di una maggiore forza esercitata sul collo stesso. E ovviamente le forze esercitate sul collo variavano a seconda della direzione di marcia del cane rispetto al conduttore, quindi tendenzialmente se il cane andava in direzione diversa oppure se tirava, le forze esercitate erano poco appropriate. Il terzo studio, che è quello diciamo un po' più relativo alle patologie del cane, rilevava le pressioni esercitate sul collo da un collare o da una pettorina.
soprattutto in relazione alla pressione degli occhi, la pressione intraoculare. La pressione, sono stati esaminati 51 occhi di 26 cani, la pressione intraoculare aumentava significativamente quando ovviamente il cane indossava un collare rispetto alla pettorina. Quindi in base a questi risultati, in cani con patologie dell'occhio come glaucoma, che è una patologia che tendenzialmente fa aumentare la pressione oculare, è assolutamente dannoso e inappropriato utilizzare un collare, quindi dovrebbero essere sempre utilizzate delle pettorine, soprattutto durante l'esercizio fisico e le attività fisiche. Quindi, riassunto del cosa dice la scienza a proposito dei collari, è che il collare, ed era anche abbastanza ovvio, imprime una pressione sul collo sufficiente a causare delle lesioni alle zone sensibili, che questa pressione dipende dal materiale del collare e dalla direzione del movimento del cane in relazione al conduttore, e che la pressione sul collo provoca un aumento della pressione oculare. Quindi la domanda principale che ci dobbiamo fare è: il mio cane tira? Sa andare al guinzaglio? Perché evidentemente la questione principale è quella per quanto riguarda il collare. Semplicemente indossare un collare e camminare, diciamo, al fianco senza trazioni, in teoria non dovrebbe provocare nessuna lesione. E soprattutto dobbiamo essere certi che il nostro cane non strattoni mai, non faccia mai degli scatti o non venga improvvisamente distratto da qualcosa per cui possa appunto tirare al guinzaglio. Vi chiedo se ci sono delle domande, così vado avanti con la prossima parte. No, Tiziana dice che ha sempre utilizzato le pettorine per i piccoli e il collare per tutti i Labrador, ama il rischio delle figure di cacca dato dal suo trascinamento. Sì, allora, non penso che il collare portato, per dire, in un cane che è assolutamente abituato a camminare al piede vicino al proprietario possa essere un problema, però è ovvio che se un cane tira, la cosa principale è pensare all'educazione di base del cane, prima di pensare se mettergli un collare o una pettorina. Ho anche sentito dire: mettigli il collare apposta perché così, siccome si sente strozzato, non tira. Di base tenderei a pensare ad un'educazione del cane riguardante appunto l'utilizzo del guinzaglio o del camminare al fianco, indipendentemente dalla risorsa utilizzata, collare o pettorina, insomma. E prima si pongono le basi e poi dopo pensiamo a fare discorsi diversi, insomma. E l'altra domanda è: Mara Gervasoni chiede se ci sono dei risultati con i collari di cuoio. No, col collare di cuoio no, ci sono delle pettorine di cuoio, no, col collare di cuoio non sono stati esaminati. Lo prenderei come un collare a singolo strato, però dipende, nel senso che il collare di cuoio nuovo è veramente rigido. Quindi dipende anche, lo vedremo nella pettorina, dipende anche dallo spessore di questi strumenti che facciamo indossare al cane. Quindi noi alle volte pensiamo che dobbiamo sempre cercare il corretto bilanciamento, perché noi spesso, ma anche io mi sono messa in discussione in questo caso, perché mi sono accorta leggendo gli studi che potrei aver fatto delle scelte sbagliate. Cerchiamo sempre di usare magari delle cose più imbottite, più spesse, di modo da dare più comfort. Però in realtà la risposta giusta sta nel mezzo, perché poi anche troppo sottili imprimono poi una forza molto puntiforme, molto localizzata. Renata, Erika, scusami, sì? Dicono che ci siamo eclissate perché
Facebook ha chiuso la diretta. Oh, quindi no. Siamo fuori. Su YouTube, siamo solo su YouTube. Aspetta un attimo che dico di scrivere. Ma Facebook e Instagram hanno avuto dei problemi. Sì. Siamo su YouTube. Mannaggia. Beh, l'importante è che non sia successo troppo tempo fa. No, pochi secondi fa. Tra l'altro. Allora, aspettiamo un attimo che magari ripristiniamo o la ridirezioniamo. No. Io scrivo allora, i miei contatti. Esatto. Aspetta che provo a view on YouTube e provo a condividerlo nei commenti di Facebook. Commenta. Venite su YouTube. Mannaggia. Tra l'altro non si riesce neanche a recuperarlo la diretta perché siamo su StreamYard e non saprei come fare. Edit, aspetta, forse riesco a recuperarla ancora. Remove e la riprendo. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo se riusciamo a recuperarla e se siamo in diretta. Abbiate pazienza, abbi pazienza che sto vedendo se riesce. You are live. Allora, adesso mi dice che siamo dal vivo, però bisogna capire se ci siamo davvero oppure no. In diretta, evento con l'arena, vediamo se ce la facciamo. Siamo noi. Vediamo se ci siamo. Siamo tornate? Ci siamo. Ok, mi dice che ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, tornate. Oh, meno male. Allora, bene. Aspetta, perché c'era un intervento. Sì, su YouTube, dovete scusarci, perché su YouTube non è successo nulla. Su Facebook, strascici di ieri, che era tutto down, ovviamente ci hanno bloccato la diretta, però l'abbiamo recuperata. C'era però un intervento molto interessante di Mara, che appunto ha detto del collare di cuoio. Mara, dici se sei riuscita a sentire la risposta. Penso di sì, perché nel frattempo... La risposta è breve, nel senso, no, non ci sono gli studi su collari di cuoio, ecco. Ne hanno fatti solo purtroppo su quel però binario. C'è una collega comportamentalista, se non sbaglio, Eva Ricci, che spero che sia ancora in diretta, che faceva una precisazione dicendo che spesso e volentieri il cane non tira per motivi educativi, ma per motivi emotivi, quindi per difficoltà che ha. Certo, sì, no, quando io parlo di educazione ovviamente parlo di tutto quello che ci sta intorno, nel senso anche la parte... comportamentale e emotiva del cane, di cui io non mi occupo, quindi potrei anche dire delle castronerie. perfetto, no, però mi è piaciuta come precisazione, perché dà un'informazione certo. In più. Può essere quindi, infatti Tiziana dice, può essere quindi che Maika, a distanza di parecchi anni, abbia ora problemi agli occhi, a 12 anni, educazione impossibile, provato con differenti educatori. Ah, riferito al tuo discorso che faceva pressione sul vivo. Certo, adesso ovviamente è complicatissimo andare a capire se il problema oculare che ha attualmente un cane sia causato da 10 anni di tiro del guinzaglio. Però se dovesse avere problemi pressori agli occhi, può anche, perché no, insomma, lo studio c'è. Certo. È ovvio che lo studio parla di aumento pressorio nel momento in cui il cane, durante l'esperimento, ha tirato, quindi è un aumento pressorio temporaneo. Certo. Poi che questo aumento della pressione possa diventare permanente, questo... non lo so, lo studio dice solo che chi ha questi problemi
per altre patologie, non dovrebbe indossare un collare perché potrebbero peggiorare, il collare potrebbe peggiorare la situazione oculare. Assolutamente, certo. Corretto. Corretto. Ok, Ok, andiamo avanti. allora, come si muove un cane? Dobbiamo capire come si muove un cane per capire meglio le pettorine. Questo è un libro bellissimo, uno dei più bei libri esistenti per dei nerd del movimento come me. È uno studio, è un libro che è stato creato in seguito a anni e anni di studi del dottor Fisher. Hanno praticamente messo dei marcatori luminosi ai cani nei punti, insomma, principali di movimento, li hanno fatti camminare su un tapirulana a varie andature, passo, trotto, e contemporaneamente gli hanno fatto delle radiografie live, quindi non delle radiografie delle foto, ma proprio dei video radiografici. E cosa ne hanno ottenuto? Questo, Ah, che per me che è bello, una meraviglia. meraviglioso, veramente. Quindi in questo libro c'è anche un DVD in cui si vede proprio tutto il passaggio dal cane completo, quindi con la pelle e il pelo, fino al cane con tutta la muscolatura. Questa è solo quella che vediamo in questo momento, è la muscolatura profonda, però c'è anche tutta la parte con la muscolatura superficiale. E poi pian pianino, andando a spogliarlo sempre di più, Bellissimo. anche solo appunto lo scheletro. Come si da questo studio hanno potuto ovviamente capire molto molto bene come si muove tutto il cane quando cammina, non solo le gambe, ok? Anche la colonna vertebrale, anche alcuni distretti in relazione ad altri, perché come vedremo dopo la scapola del cane è molto particolare rispetto alla spalla, la scapola del cane è molto particolare rispetto a quella dell'essere umano. Infatti qua vi ho messo un dettaglio, perché la scapola nel cane non è articolata, quindi non è attaccata con un'articolazione, ma è, passatemi il termine, appiccicata al torace solo grazie alla muscolatura. Quindi è un'articolazione che in realtà è il termine sbagliato, è la capacità di movimento di quest'area della scapola contro il torace è molto più ampia rispetto a noi. E durante il passo la scapola proprio si muove rispetto al torace. Sono delle immagini straordinarie, veramente Sì, grazie. veramente Nel belle. frattempo, se posso, volevo andare avanti a leggere ancora qualche commento, Certo. perché c'è, oltre a Eva Ricci, che è una comportamentalista, e anche Michela Proietti Vicini, altra comportamentalista, a volte nei cani tiratori con collare mi è capitato di vedere anche emorragie intraoculari per rotture di capillari, Eh addirittura. sì, quello vuol dire che la Quindi, pressione si è alzata anche certo. notevolmente. Assolutamente sì. Tiziana dice grazie, ha un appuntamento col prof P la prossima settimana. Prof che non si può citare, evidentemente, invece si può, non Ok. c'è problema. Per non Prof parlare, P che si ovviamente, occupa di occhi può essere P che si praticamente occupa di solo occhi. uno. Vabbè, per non parlare dello strozzo, ovviamente sì. è vero, è verissimo. Sempre sul collare, Renata chiede: quanto è importante il punto in cui viene posizionato il collare? Penso che ci siano sostanziali differenze tra un collare posizionato dietro la nuca rispetto al collo, alla base del collo. Guarda, torno indietro con le slide. Ecco, grazie. Allora, questo è Ecco qui. un collare posizionato a metà. Posizionato dietro la nuca sarebbe qui. Non è che vada molto meglio, nel senso che più in Esatto. alto c'è la tiroide, c'è la ghiandola salivare. Più o Perfetto. Quindi meno. cambia poco. Esatto. Sì, più o Perfetto. meno. Probabilmente posizione stile Expo. Quindi col Certo. collare posizionato molto in su e con il guinzaglio in verticale quasi, Certo. punto di pressione e soprattutto ventrale, quindi soprattutto sulla parte più bassa del collo, Certo. piuttosto che sui lati, però Cambia fa poco. poco la differenza. C'era anche un altro studio in cui mi è venuto in mente adesso che ho detto parte ventrale, in cui ovviamente la pressione esercitata sul collo variava a seconda della posizione del conduttore, perché se io ho il cane a destra e il guinzaglio lo tengo vicino a me,
Ovviamente la parte più trazionata sarà la parte più lontana del cane, insomma, che è quella su cui faccio maggior pressione. E ovviamente se il cane è tenuto dall'altra parte è il contrario, quindi dipende anche dalla nostra posizione, non solo se il cane ci tira, ma anche se sta al fianco. Allora, dove ero arrivata? Qua. Il dottor Fischer ha studiato anche il movimento dei cani, delle differenze nelle singole razze, che è una cosa bellissima. Ha studiato tutte queste razze qua, in questo libro con DVD ci sono anche tutti i dettagli dei singoli movimenti al passo e al trotto di tutte queste razze, per farci capire che non sono tutti uguali in cani, insomma, dipende ovviamente da come sono conformati, e questo ci deve far capire anche che dovremmo fare determinate scelte anche in base al cane che abbiamo. Certo. Ok, anatomia della pettorina, immagine simile a quella di prima, questa è una pettorina chiamata Y, quindi davanti la parte anteriore della pettorina forma proprio una Y, due braccia che abbracciano il collo e un braccio centrale che scorre sotto il petto lungo lo sterno praticamente, con l'incrocio che dovrebbe stare proprio all'inizio dello sterno. Non si vanno a toccare grandi aree sensibili, perché poi più o meno a questo punto, alla base del collo, il fascio vascolo nervoso del collo diventa profondo, quindi non lo andiamo più a stimolare. Andiamo però, a seconda del tipo di pettorina, a esercitare delle pressioni più importanti sulla scapola, sull'articolazione della spalla e sulla colonna, e vedremo anche in questo caso che la scienza qualcosina ci dice, non tantissimo, ma qualcosina ci dice. Come vi ho detto prima, la scapola nel cane ha una grandissima mobilità rispetto al corpo, rispetto al tronco, perché non è articolato, quindi non è bloccato, è tenuto in sede soltanto grazie a tutta questa muscolatura che c'è qua intorno, qua a vista di lato. Qua sotto nascosta c'è la scapola, qua vista di fronte, quindi i pettorali, e questo è lo sterno, ok? Quindi la pettorina Y appoggia qua e ha le due braccia che avvolgono il collo e poi la parte centrale che scorre giù lungo lo sterno. Quali sono i nostri obiettivi nella scelta di una pettorina? Vogliamo che il cane si muova il più normalmente possibile, quindi più vicino possibile a quei bellissimi video del dottor Fischer, che abbia una buona postura e che non abbia atteggiamenti compensatori. Cosa sono? Tutte quelle posizioni o quelle variazioni del movimento che il cane può assumere o fare per bilanciare i difetti dello strumento che noi utilizziamo per portarlo a passeggio. Discuteremo questi tre tipi di pettorina, a Y, ad H e con fascia anteriore, che si possono definire norvegesi o simili. E l'ho già detto all'inizio, non voglio, anche se vedrete particolari immagini riconoscibili, non voglio assolutamente né fare pubblicità né consigliare una particolare marca. Ah, queste sono le pettorine a Y, ho cercato un po' su Google, proprio googolato pettorina Y, ce ne sono di vari modelli, più spesse, meno spesse, questa addirittura aveva degli agganci in cuoio, questa super imbottita, questa con due agganci regolabile sia nella porzione anteriore intorno al collo che nella porzione posteriore intorno al torace, come questa qua ad esempio. Questa addirittura le cinghiette imbottite, quindi protette. Questa invece più semplice, regolabile solo intorno al torace e non intorno al collo. Ho messo questi due cerchietti perché questi due tipi di pettorine a Y hanno un aggancio frontale per attaccare anche il guinzaglio davanti. E su questo io esprimo un mio parere personale, inorridisco quando vedo
il guinzaglio attaccato davanti, perché dal punto di vista motorio per me è terrificante. Se il cane vuole andare a fare qualcosa davanti a me e io lo tiro da questo punto, praticamente lo ribalto. Eh sì. Quindi non so se abbia un qualche significato dal punto di vista educativo, se le colleghe... Qua ci sono ben due, esatto, dicasi, se le due colleghe educatrici che cioè, aiutarmi da questo punto di vista. Ne sono molto contenta se riescono a... A interagire assolutamente. Sì. Anzi, se vogliono, se volessero entrare, io li posso anche mettere direttamente in benissimo, link. Sarebbe bellissimo. Assolutamente. Poi magari sono super utili e io sono deviata professionalmente, però dal punto di vista motorio poi si hanno un ruolo, dal punto di vista comportamentale, educativo, ben vengano, dal punto di vista motorio io non le voglio vedere. Ecco, Michela sta dicendo appunto che anche lei non ridisce. Ah, grazie. Esatto. E Mara di Nunno non si educa con il guinzaglio, giustamente. Io ho messo i link, scusami Erika, ti interrompo per dire che sia su Facebook che su YouTube c'è il link per poter entrare e dire la vostra su questa cosa. Quindi Michela, se vuoi, tra l'altro Eva, anche tu se vuoi, sta commentando anche lei, significato educativo no, frena un po' il cane che tira e quindi per il proprietario può essere un poco più facile uscire con il cane, cioè meglio quello che lo strozzo. Certo. Beh sì, certo, sì, poi magari presumo che dipenda anche dall'attitudine del cane, cioè se un cane che tira e basta, magari non succede dal punto di vista fisico, motorio, non succede nulla, però... Se un cane è molto molto attivo, che magari molto reattivo dal punto di vista motorio, aggiunge lo appunto, vedo ovviamente pericoloso. Serve un percorso, chiaro. Certo, ovviamente. Okay. Allora, questa è la mia arietta, questa è la pettorina che ho io, che andrò a rivalutare dopo questo studio, perché ha questa porzione anteriore a Y, qua vi ho messo anche un rallenti del suo movimento, molto molto ampio, quindi molto largo, e molto imbottito. A vederla così, a me sembra che scapola, omero, quindi articolazione della spalla, si muovano molto bene. Ed è sempre quello che ho pensato, insomma, anche quando ho fatto questo acquisto. Qua anche questa immagine è presa, tratta da un gruppo Facebook di un centro fisioterapico inglese. Qua c'è proprio la reale posizione della pettorina, che non dovrebbe impedire il movimento né di scapola né di articolazione della spalla. E questo è il dettaglio che vi ho anticipato prima, quindi questi tipi di pettorine a Y hanno come punti, insomma, di forza, nel senso che loro provocano delle forze, le forze di questa pettorina agiscono soprattutto a livello muscolare e non su articolazioni, impedendo insomma il movimento. Vedremo dopo cosa dicono degli studi a proposito di queste pettorine qua. Simona, Sara, ci arriviamo, scusami per dire, quindi è meglio rispetto a quella della H. Ci arriviamo. Sì, ci arriviamo. La pettorina ad H, non che sia peggio, dipende da come è fatta. Qua ve ne ho messe di due tipi, questa è molto sottile e questa è un pochettino più spessa. E quello che andrei a valutare per quanto riguarda la pettorina d'H sono, riguardo lo spessore, i punti di pressione della pettorina, cioè quali sono i punti in cui la pettorina appoggia e su cui provoca maggior pressione. Se la pettorina è molto sottile, se soprattutto gli snodi, diciamo gli incroci dei vari laccetti della pettorina sono molto sottili, possono dare delle forze molto puntiformi localizzate solo in un unico punto, e quello potrebbe dare fastidio. Poi ad esempio questa pettorina qua cala molto sull'articolazione della spalla, quindi potrebbe dare noia al movimento vero e proprio dell'articolazione della spalla, quindi l'articolazione tra scapola e omero.
Questa pettorina qua è un pochettino più larga, quindi magari le pressioni che esercita sul corpo di questo cane sono meno puntiformi e quindi meno localizzate. Anche in questo caso, attenzione alle razze, perché magari questo cane ha un torace super profondo, per lei è più adeguata una certa forma di pettorina, quindi il mio consiglio non è solo di seguire la scienza, ma anche di provarle le pettorine sul proprio cane, non partire in quarta la pettorina ad H o la pettorina Y è la migliore, gli metto per forza quella. È anche possibile che per la conformazione del cane magari sia migliore un'altra pettorina. Dopo questa presentazione spero che impariate ad osservare il cane nei punti giusti per capire dove la pettorina va a esercitare pressione e se lo fa in senso buono o meno, insomma. La pettorina con fascia anteriore. Io qua mi sbilancio e dico che sempre e comunque non mi piacciono. Che siano norvegesi, che siano di altre marche o di altre provenienze, comunque questa fascia anteriore batte esattamente sull'articolazione della spalla e impedisce il corretto range di movimento dell'articolazione stessa. E poi però vedremo cosa dice la scienza. Questo è il mio punto di vista. Qua si vede molto bene un cane che sta trottando barra galoppando, anzi galoppando, praticamente la spalla non è estesa. Ok, cosa dice la scienza? In questo studio hanno valutato la estensione della spalla in due tipi di pettorine, una a Y e una con fascia anteriore, rispetto anche ai collari. Questa è un'ovvietà, nel senso che hanno riscontrato una significativa diminuzione dell'estensione della spalla rispetto al collare, grazie. Perché il collare sulla spalla non ci va proprio, quindi questo era abbastanza ovvio. Però questo studio dice anche un'altra cosa, che l'estensione della spalla era inferiore nei cani che indossavano una pettorina Y rispetto a una pettorina con fascia anteriore. Ecco. Quindi io, che ho sempre pensato tutt'altro, sono andata a leggermi esattamente tutto lo studio, perché in realtà anche questi ricercatori si sono detti alla fine: ma com'è che abbiamo ottenuto un risultato diverso da quello che noi ci aspettavamo? Perché loro in realtà volevano dimostrare il contrario. Certo. In più hanno anche provato ad attaccargli un guinzaglio con dei pesi per simulare una persona, lontano dal cane, quindi questi pesi erano posizionati lontano dal cane con un'inclinazione di 45 gradi proprio per simulare una persona che tirava il guinzaglio. Questo ha diminuito ancora di più l'estensione della spalla, comunque. Quindi se il cane tira è ancora peggio. Loro cosa hanno detto? Però ovviamente questa loro teoria deve essere provata. Che secondo loro hanno avuto questo risultato perché la larghezza della pettorina Y e lo spessore, quindi l'imbottitura, erano veramente importanti. E che quindi, secondo loro, la pettorina Y in questo caso ha limitato la mobilità della spalla, torno indietro facendovi vedere l'anatomia, perché ha agito sulla muscolatura della spalla, comprimendola. Quindi, poi vabbè, non hanno calcolato la lunghezza del passo, quindi loro si sono detti che avrebbero dovuto poi fare un ulteriore studio per valutare non solo la ampiezza del movimento della spalla, ma anche calcolare la lunghezza del passo, e poi comunque uno studio su 9 cani, che è poco, insomma. Questo è un altro studio. Hanno valutato, questo in realtà è uno studio precedente, del 2017. Qua hanno valutato 2 pettorine a Y e 3 pettorine con fascia anteriore e 5 cani. Lo studio ha rilevato che di queste 5 pettorine, quindi 2 a Y e 3 con fascia anteriore, 2 avevano influenzato l'andatura
di più maggiormente rispetto alle altre. Cosa avevano in comune queste due pittorine? Perché poi una era Y e l'altra era fascia anteriore. Avevano appunto cinghie molto larghe e quindi una superficie di contatto maggiore con il corpo. Era quello, insomma, forse la risposta che si erano dati nello studio precedente era giusto, insomma. Memory probabilmente anche di questo studio che era di 2 anni prima. Quindi lo studio, che oltretutto è fatto da due colleghe, due medici veterinari americani, diplomati in medicina sportiva, quindi insomma dei guru della medicina sportiva e del movimento. E quindi in seguito a questo studio queste colleghe raccomandavano comunque l'utilizzo di un'imbragatura Y, non troppo spessa ovviamente, più regolabile possibile e che appunto avesse minor contatto col corpo, quindi non troppo spessa né in termini di larghezza proprio della fascia né in termini di spessore, di imbottitura. Questo altro studio valutava delle pettorine norvegesi per cani guida, quindi quelli che hanno quell'attacco posteriore per essere impugnato dal non vedente, e valutavano la distribuzione delle pressioni di questa pettorina di queste pettorine sul corpo dei cani. Queste sono le tre pettorine, sono praticamente identiche, insomma la forma è praticamente identica. La cosa interessante è che in tutte le pettorine la pressione più elevata era a livello dello sterno, contrariamente a quanto loro avevano ipotizzato potesse essere a livello della schiena. Invece no, era a livello dello sterno. In più hanno rilevato che le pettorine hanno anche un impatto sul movimento laterale della colonna, soprattutto se, ad esempio come questa, che è una pettorina che noi usiamo in riabilitazione per i cani con disfunzioni che non riescono a camminare bene, quindi per aiutarli a sollevarsi o insomma a camminare più agevolmente. Quindi se la pettorina è molto lunga dobbiamo fare attenzione anche ai movimenti della colonna vertebrale, non solo a dove fa pressione o alla parte anteriore del corpo, anche alla schiena e ai movimenti della colonna. Riassunto generale, la pettorina è meglio del collare, soprattutto se il cane ha dei problemi di conduzione, chiamiamoli così, cioè se il cane tira, quindi di base bisogna cominciare dal training, ok? Quindi non pensare a collare o pettorina, ma giustamente come dicevano le colleghe, si impara a stare tranquilli anche senza pensare a quale strumento utilizzare e ovviamente a risolvere i problemi di base che può avere un cane che tira. Prediligere una pettorina Y non troppo imbottita e non troppo spessa, ovviamente adeguatamente indossata, quindi deve essere il più possibile regolabile di modo da essere indossata dal cane nella miglior posizione, insomma nel miglior modo possibile. Durante l'attività fisica, quindi quando corrono felici e liberi in sicurezza nei prati o quando fanno addirittura sport, il collare è meglio perché ovviamente non impedisce i movimenti dell'arto anteriore o addirittura anche niente. Certo. Okay? Quindi se vogliamo tenere il collare perché magari sul collare c'è il telefono o la medaglietta, eccetera, ok, per sicurezza giustamente, eventualmente nello sport, quindi quando devo fare il mio turno, che devo fare la gara, tolgo tutto, quindi cane nudo. Le pettorine sono invece per alcuni cani l'unica opzione, quindi tutti quei cani che hanno delle patologie riguardanti quelle aree sensibili di cui abbiamo parlato all'inizio della presentazione, quindi tutti quei cani che hanno problemi alla trachea, alla laringe, tutti i cani con problemi respiratori, quindi penso tutti i brachicefalici,
cani con problemi neurologici, soprattutto derivanti da problemi alle vertebre cervicali, quindi ad esempio Berma Runner, sindrome di Wobbler, Doberman, ad esempio. E facciamo sempre molta molta attenzione a non prendere come dogma devo per forza utilizzare una pettorina AY, non sto dicendo questo ovviamente, questo riassunto è un consiglio derivante dagli studi che abbiamo analizzato, ma imparate a capire le differenze di razza, ma anche non di razza, le differenze di conformazione del vostro cane. Provate le differenti pettorine, andate a vedere dove hanno più impatto, cioè su quale punto del corpo hanno più impatto, quindi controllate l'articolazione della spalla, la mobilità della scapola, che non sia troppo insomma, aderente alle zone sensibili del collo, che non sia troppo lunga sulla schiena perché non deve imprimere troppa forza o dare costrizione ai movimenti della colonna vertebrale, non essere neanche troppo corta di modo che la cinghia posteriore non passi esattamente sotto le ascelle, che può anche dare fastidio, insomma. Quindi essere un po' critici, insomma, sull'acquisto di una pettorina e non per forza aspettarsi di avere una soluzione preconfezionata. Certo. Allora, ci sono un po' di domande, Erika. Sì. Prima di tutto, per un bassotto tedesco nano cosa conviene indossare? Io pettorina, sinceramente. Ovviamente non il collare, il bassotto al primo posto per problemi cervicali di colonna, quindi assolutamente pettorina. Ecco, poi non ho molto, Eva non ha molto chiaro cosa intende per pettorina Y, poiché la cagnolina della relatrice avrei detto che indossava una pettorina d'H. Torno indietro. Questa è ad H, quindi sono due cerchi uniti sotto, quindi sotto la pancia e sotto, sopra la schiena, da due cinghie. Questa è una pettorina Y, quindi non so, la porzione anteriore, diciamo, non è un cerchio completo di tessuto, ma c'è solo la parte superiore. Sotto non c'è una stringa, diciamo, ma c'è un triangolo di tessuto imbottito. Perfetto. Vediamo se ho altre visuali. Qua davanti, ecco, in realtà l'immagine della Y fatta così è errata, nel senso che qua davanti è piena. Esatto. Quindi qua nelle due braccia della Y all'interno c'è del tessuto imbottito. Okay. Sì, forse questo è stato un po' l'inghippo. Sì. Allora, Ginger, bassotto 11enne, caso complesso, displasia rotulea bilaterale, artrosi destra del femore destra. Sì. Tira sempre quando vede altri cani, ma abbiamo fino ad ora usato il collare. Forse i suoi problemi le fanno caricare male i pesi dietro e davanti, anche se il mio occhio inesperto lei cammina bene perché non manifesta zoppie. E nonostante sia seguita da una vetta agopunturista e osteopata, ora abbiamo contratture cervicali trattate anche in magnetoterapia. Mm. Per questo è stata consigliata alla pettorina d'H. Sì, concordo con tutto quello che ha detto, nel senso che questi problemi multipli al treno posteriore fanno sicuramente assumere dei carichi maggiori sulla parte anteriore del corpo e che quindi va aiutata in tutti i modi, anche con una pettorina idonea, insomma. Certo. Poi stavano facendo le varie valutazioni su quando sono nate le pettorine. Michela diceva che ci sono già delle foto ai tempi di Hitler, i collari da levrieri con martingala. Daniela dice i collari da levrieri con martingala sono migliori, no? Collari da levrieri intende quelli altissimi, quelli spessissimi, quelli con la martingala, quindi sì. Ma allora, tutti i levrieri che ho visto entrare da me hanno tutti quel collare lì,
Devo anche dire che sono sempre molto pacati, quindi certo. Non vedo perché no. Come ho detto nella parte iniziale riguardante il collare, se il cane non tira, se un cane equilibrato, certo. Non c'è nessun problema a tenergli un collare. Sul levriero certo. Avrei qualche dubbio che se lo porto a fare una passeggiata nel bosco e vede un selvatico, non scatti all'improvviso certo. Per andare a prenderselo. Però ovviamente dipende da cane a cane, non è che perché siccome un levriero deve per forza correre dietro i selvatici, insomma. Chiaro. Tiziana ti ringrazia, molto interessante ed esaustivo. Mara Gervasoni dice: per esperienza personale i danni li fanno solo i proprietari. Se un conduttore sa gestire il cane non serve fare distinzione tra collare e pettorina. Il problema sussiste quando il cane va in avanti, perciò diventano dominanti sulla persona. Vediamo persone che vengono portate a spasso dai loro cani. Guinzagli sì. Tirati col proprietario, appese tra un altro. Un buon proprietario dovrebbe innanzitutto conoscere i mezzi con i quali interagisce col cane. Certo, assolutamente. Nonostante Eva aggiunga, la dottoressa Ricci aggiunge che i cani non diventano dominanti se vanno avanti. Ecco, e qua bisognerebbe fare una diretta sull'argomento. Ecco, direi che dobbiamo la prossima diretta la facciamo con una comportamentalista e te che parlate dei vantaggi di pettorina dal punto di vista fisioterapico, pettorina e collare e come condurre un cane. Guarda, interessa anche me su come condurre un cane. Perfetto, quindi la organizziamo. Perché mi chiedono sempre consigli e io ovviamente rimando a chi di dovere. Perfetto. Per il chihuahua cosa consigli, Erika? Un chihuahua che cammina o un chihuahua che sta dentro la borsetta? Scusate, la battuta è uscita così, più forte di me. No, allora, mi fa piacere che mi chieda che cosa consiglio, perché probabilmente vuol dire che è un chihuahua che cammina. Dipende, una pettorina DH potrebbe essere sufficiente, secondo me, però anche lì, se un cagnolino tranquillo, che è capace di camminare tranquillo al guinzaglio, può anche portare un collarino. Tutto certo. Dipende dall'atteggiamento del cane. Certo. Eva dice, ancora sulla tua aria, che però la tua ha una lista anche sulla schiena, la pettorina. Allora, torno indietro. Sì. Qua quando cammina si vede un pochino, sì. È una piccola listarella sulla schiena, ma è praticamente completamente libera sulla parte superiore del corpo. Ha questo triangolo che arriva fino, che occupa praticamente tutto lo sterno, arriva fino al processo oxifoideo dello sterno, visto che è una collega, cioè. Caudalmente e cranialmente è la base del triangolo, insomma. Sì, sì. Ok. Quindi qua sopra è più larga e va a stringersi fino alla fine dello sterno. Mi spiace che non ho pensato di fare una foto da davanti. Non indossata. Per un chihuahua la Tre Ponti va bene? La Tre Ponti? Oddio, non so cosa sia. Non conosco anch'io la Tre Ponti. Oh, qui abbiamo sempre appunto una ulteriore evoluzione del discorso dominanza cane davanti, cane dietro. Andare avanti a tirare il guinzaglio non è sintomo di dominanza. Aspetta che lo metto. Michela Proietti dice appunto che non è sintomo di dominanza. La passeggiata al guinzaglio dovrebbe essere un momento relazionale in cui cane e proprietario si rilassano e fanno cose divertenti, non una performance in cui il cane deve stare al piede appiccicato al proprietario senza poter esprimere le sue necessità etologiche. Assolutamente sì. Concordo pienamente, io sono 3 anni che litigo col guinzaglio, non ho nessuna intenzione di litigare col guinzaglio, anche perché devo dire la verità, non me ne frega niente, perché vivo in un posto dove posso non usarlo e non sono obbligata ad usarlo. Se devo andare in città il cane sta a casa, insomma. E abbiamo un rapporto ancora più bello quando lei corre felice e poi insomma in avanti pur non essendo dominante
in avanti, certo, di, non so, 50 metri, poi torna da me, poi ritorna avanti, poi torna da me, e quindi, certo, concordo assolutamente con le parole della collega, mi fa molto piacere che le abbia dette. Che è la spiegazione della mia relazione col cane. Esatto, tra l'altro Evelyn ci aggiunge giustamente che il mezzo è di sicurezza, l'educazione e la relazione, certo, sono un'altra cosa, nel frattempo che si impara meglio non rischiare che il cane si strozzi. Certo, infatti in questo video che vi ho fatto vedere di Aria, eravamo in montagna, nel prato davanti all'albergo, e io ovviamente esco col cane al guinzaglio e poi quando so che è in sicurezza la lascio libera, non facciamo la pipì col guinzaglio, certo, anche perché, ripeto, non è abituata, preferisce girare tranquilla. Qui c'è un appello per le due comportamentaliste del gruppo: ho dovuto portare il mio cucciolotto da un comportamentalista per crisi di affetto, non so più che fare. Benny, ne hai due, Eva Ricci e la Michela Proietti Lucini, contattale tutte e due, chi è più vicina ti potrà aiutare. Allora, perfetto, Sabina Crivellari, io uso il collare per il mio cane che è bravo, il mio chihuahua cammina molto, usa la Tre Ponti, va bene, non sappiamo che cos'è questa Tre Ponti. Mi informerò su questa Tre Ponti, non la conosco. Non è che magari è quella che ha tre, quindi ha un'altra fascia ancora più dietro, forse quella forse, che viene forse chiamata anche di sicurezza. Renata dice: visto che sulla bilancia tutto volge a favore della pettorina, facciamo così, in quali casi, Erika, e per quali cani consiglieresti il collare? Consiglierei il collare... Allora, consigliere, che domanda difficile. Renata, collare... che cosa ti ha in mente? No, fatto benissimo, facciamo lavorare un po' questi neuroncini. Consiglierei il collare, innanzitutto in quei cani che non hanno per forza bisogno di una pettorina, quindi se sono assolutamente tranquilli a camminare al guinzaglio con un collare va benissimo. Poi eventualmente in quei cani che possono avere magari dei problemi da strofinamento della pettorina sulla cute. Ci sono quei cani che magari hanno delle patologie cutanee croniche. Certo. Quindi certo, meno cose che strofinano sulla cute, certo, usiamo, meglio è. Certo. Quindi in quel caso il collare forse è più idoneo. Nel frattempo Mara Gervasoni, che ha scatenato un attimo la discussione, per dominante intendeva che prevale in quel momento, non dominanza in senso generale, quindi ovviamente nei commenti si scrive velocemente, quindi si può malinterpretare. Nel frattempo il pettorino a Tre Ponti non è un tipo di pettorina, è una marca, è una marca di pettorina, se non sbaglio si chiama svedese, quindi, sì, svedese è questa qua, la pettorina, ecco, questa tipo. Oh, ok, perfetto. Oh, una gentilezza, la pettorina per aiutare i cani ad alzarsi ha perciò un unico modello, rischio di fare del male involontariamente, siamo vicini all'uso. No, vabbè, per aiutare ad alzarsi... Per aiutare ad alzarsi dipende, qua potrei fare una presentazione solo sulle pettorine fisioterapiche. Per aiutare ad alzarsi dipende che problema ha il cane, davanti, dietro, tutte e quattro le zampe, insomma... Cioè, ci vuole qualche dettaglio. Allora, nel frattempo abbiamo fatto arrabbiare Daniela, che dice che esco è meglio, la pettorina per un cane che tira non posso proprio sentirlo. No, nessuno ha detto questo. Esatto, infatti. Non devi... No, ho solo detto che la pettorina, se un cane tira, se devo scegliere, ovviamente escludendo l'educazione, che esatto, ovviamente è basilare, se devo scegliere tra il collare e la pettorina, scelgo la pettorina, perché se il danno tira, è sicuramente il inferiore, danno, esatto, assolutamente, però sicuramente inferiore, il cane va prima capito perché il cane tira e ha cercato, esatto, di insomma, quindi è questo il discorso, la parità, sì, di andiamo a risolvere il problema e tutto quanto, ma come diceva giustamente Eva prima, se nel frattempo stiamo imparando a gestire un cane, pur di non fargli del male, cerchiamo di mettere una pettorina, perché sennò col collare rischiamo, certo, veramente di creare grossi danni. Sì. Perfetto. Erika,
è stata una relazione come al solito. Allora, io intanto chiudo qua. Sicuramente bellissima, interessantissima, con un sacco di materiale, non avevamo assolutamente il dubbio. E a questo punto, il mese prossimo ne organizziamo una con due o tre comportamentalisti, un paio di educatori, così almeno ci scanniamo sul discorso. Come sì, portare il cane al guinzaglio, eh? Cosa ne dici? Assolutamente. Siamo così, tanto tu di istruttori super preparati ne hai a bizzeffe. Ma comportamentalisti sì, ci sono anche nel gruppo, quindi esattamente, e quindi sicuramente potremo. Ovviamente invitiamo anche Michela ed Eva, se vogliono partecipare saranno le benvenute. Eva, non sei nel mio gruppo in Dogs Health, ti invito a farlo, perché tanto noi ci incrociamo spesso anche su, io ti leggo spesso anche su discussioni, quindi sarò felice di averti anche nel nostro gruppo, così almeno potrai dare anche il tuo contributo. Erika, grazie infinite come sempre. Grazie a te, grazie a voi. Grazie della partecipazione. Partecipato. Una buonissima serata, una buona notte a tutti. Salve, ciao. Salve. Ciao, ciao. Ciao.